storie potremmo raccontare. Io non sono capace a inventare le storie, io sono uno che quelli che sono vissuti, quelli che sono sentiti, come le sono sentite, uscivo la report per quelli che mi ricorda. Come Sassondino posso dire un altro problema che viviamo noi in campagna, io non lo so qua, caso lì vabbè, caso che è un caso a parte, è un caso lì a parte, stiamo a dire, state su, una. E questa è una roccaforte, è una cosa in parrovarci. Me per poco la macchina mi ha detto, oh Galetti, è da pedi che io ce la faccio, la macchina, mi sono fatto la scorciatoia, e poi mi bellissimo, però sono arrivato in un attimo, bello, bella, bella casa, è stupenda. Il mio paese è un po' su io croccato, però qua di più, più bello. Da noi siamo su una collina di fronte a Pescare, sta finendo la nostra prima risorsa, l'agricoltura, non so qua come va l'agricoltura qua. Come le foreste, se ne mangiate tutte, lo so. La gente ormai pur se un pezzo di terra che sta aspettando, mica ti metti sul fumatore, no, il piano regolatore. Sì, per metterci un po' di cemento, poi ci ti pigni sto cazzo, no? Per dirti, no? È così, ma insomma, perché non capiamo da dove siamo venuti e dove vogliamo imparare. Questa è. E a me è veramente da piangere quando vedo certe belle distese di terra che ci sta solo le fratte, ma non le sa perché non ne si sa per le terre, va. Ma va, perché le sa peggio. Posto di distese di grano che ci sta le fratte, è morissimo. C'era un posto avanti subito, lo so visto, lo so da assaltato. Come mi ho seduto, mi ho accorto perché aveva rimasto vuoto. La signora a fianco, una puzza. Il culere era un profumo. Siete che cazzo si è mangiato, quattro zoccole morte questa sera. Se l'autobus gli aveva diritto, ci potevamo salvare. Come curvava a destra questa bocca aveva tutto in colore. Tre curve sono resistite. Senti, prima di morire, volessi lasciare le volontà. Mi ho girato educatamente, ho detto scusate. Che cazzo di profumo mi avete messo? A te l'avete riconosciuto, è un culto, è un glastale, certo che sono culto, no? L'avete riconosciuto? Sì, sono riconosciuto, ma guardate, ma è Tarmani? No signore, io alla prima fermata me ne vai a Pedro, me ne vai a cazzo. Ancora faceva Armani, no! Se non si fa venire su una, se non si fa venire niente, lo finisci. Armani era il nome del patrono del profumo. La fragranza si chiamava Biancaneve i sette nani. Sta signora, guarda un po' dentro la buccetta, ma sa che non è sa morta. Tre curve. Prima del capolinea, arrivata mia nonna, si è sentata di prospetto. Quindi si è sentato un controllore. Avete pagato? A mia nonna, che è un delinquente. Mia nonna si è cacciato con crocifisso da un petto e te li vedi questo. Ha pagato per tutti quanti. Maestro, tu quante volte insieme a me hai presenziato a ore del cazzeggio più totale? Perché le cose più belle avvengono non tanto nei punti decisionali, tutto il rispetto per il mio amico il sindaco Sergio De Luca, che vorrei un applauso perché stasera sono il primo, anche se non lo vedo, ma la vita vera di un paese, quella che farà la storia, spesso non avviene dentro a un palazzo, arriva a mezzo alla piazza, dalle cazzate che si dice, da là succede che si sceglie l'avvenire poi. Come disse quella, l'avvenire sta nelle mani di Dio. Speriamo che non fanno applauso. Allora. Ora io stasera tre cose dovevo dirvi. Uno mi sono scordato, ma due mettete le gocce. Io vorrei imparare il dialetto di tutta la mia regione, di tutti i paesi che compongono gli Abruzzi. Perché molti dicono l'Abruzzo, è facile a dire l'Abruzzo che la ho. Che l'hanno vendato, Gabriele, un uccello, un pescarese, Gabriele, si poteva fare il cazzo su, noi ci chiamavamo l'Abruzzo, noi ci chiamavamo gli
Abruzzi, che ne siamo una frega, siamo la bellezza di 15 popoli messi insieme. Qua ci sono i teatini, i pepedini, i pelini, i marrucini, i vestini, ma non si sa più che c'è, tutti 15, a passare che ci sono stati buoni, sta fermata sta checca, ma ormai, e ognuno di questi ha un suo modo di dire, di fare, di fare. Quale paese, ma diciamo la verità, ogni 8 km quasi cambia la lingua, proprio l'accento, è vero? È vero, qua che si parla più l'inglese o più il francese? O lo spagnolo, questo è il problema. Il latino, l'italiano mai, non ce l'ambaremo, esiste l'associazione. È da 2 anni, da febbraio del 2010 mi sembra. Quindi già avete fatto tutti questi danni? Parecchi danni, sì. Verissimo, complimenti. I 2 danni te lo diamo a te. Queste sono le ultime 2 nostre pubblicazioni. Uno è Il costume popolare di Casoli del professor Cercone. E questo è Sciabendetta di Filippo Travaglini, che sta anche in sala. Guarda Filippo, che io non ho il nome. In piedi Filippo, in piedi. Un applauso a Filippo. Ringrazio perché questo è materiale preziosissimo. Perché? A parte che sono un cultore, proprio perché sta finendo un po' tutto, allora vogliamo ogni tanto risventolare qualche bandiera e ricordare chi siamo, come parlavamo. Dimmi come parli e ti dirò chi sei. E anche qua sarà un po' di francese sicuramente. E io tra l'altro mi onoro di appartenere a una bellissima famiglia, che è la famiglia di Radio Delta 1, e stasera c'è un grande rappresentante, un giornalista di Radio Delta, che è Sergio Mancini. Vorrei un applauso, Sergio, indietro. Lui lavora in radio, siccome in radio è rispregato, vuole portare la televisione, sta Telemax. E la mattina, in 3 punti diversi della mattina, alle 7.10 fino alle 8.10, facciamo tre piccoli appuntamenti, tra cui uno si chiama il Radio Vocabolario, ed è la lettura, niente di speciale, con qualche commento, ovviamente quello che mi ricordo io, e con qualche aggiunta del vocabolario del 1880 del compianto il grande Gennaro Finamore. Io ho riavuto questo vocabolario e sto facendo un lavoro particolarissimo, perché non essendo più editabile, perché sono tutte copie anastatiche eccetera eccetera, ho fatto una proposta un bel giorno in un punto impensabile, in un carcere. Stavamo a Vasto, nel carcere di Vasto, e si parlava con i ragazzi dopo uno spettacolo mio di attività, di cultura, fanno teatro, fanno musica eccetera, perché se ci fosse qualcuno di voi in grado col Word di ridigitalizzare un vocabolario. Si è alzato un signore, che io sono bravo col Word, siete sei abruzzese? No, sono di Genova. Siete, ma come cazzo si fa? Guarda, le lettere dell'alfabeto sono quelle, dal conosco, e le dici. Beh, allora ha detto, vabbè, abbiamo fatto un accordo, io ho detto quanto vuoi per questo lavoro, perché voglio. Lui mi ha chiesto €0,50 la pagina, io ho detto no, mi dispiace, non te lo posso dare perché è troppo poco. E ci siamo messi d'accordo per €1,50 a pagina, ho imposto il prezzo. Guardate, ma fregate, perché l'ha fatto così veloce e così precisa, e alla fine sono andato un altro vocabolario da fare, quello del Bievi del 1930. Adesso abbiamo i 2 vocabolari rifatti in Word, quindi è facile, ma non manometterli, aggiungere, fare, praticare, eccetera, e stiamo facendo questo lavoro qua. Cosa che, lo dico qui senza accusare nessuno, l'Università d'Annunzio, a cui avevo proposto questo lavoro, una facoltà di lettere, hanno detto appena avremo €20.000 per una borsa di studio, credo che ce la faremo. Ecco, io che 700 euro sono fatte tutte cose, grazie a Dio. Soprattutto una cosa, aiutando una persona, e poi tra l'altro hanno collaborato in 3, e la psicologa che segue questi signori, di cui 2 sono FPM, cioè fine pena mai, questo significa che c'ha minimo 2 ergastoli, mi ha detto guarda, se ci avessi un libro al mese, non tanto per quegli euro che guadagnano, perché escono fuori da un ambiente di 12 metri quadri e stanno in 8 persone, invece con questa scusa loro passano il tempo, guadagnano per una caramella il giorno e stanno in un'aula di 14 metri quadri in 3, che gli sembra la libertà. Allora io spero, così butto questa cosa, perché magari nessuno ci pensa, ma lì dentro ci sono delle persone che hanno la disponibilità, la generosità, e uno mi ha detto approfitta di noi, mi ha detto uno di questi, perché no, l'utente,
ne tenevo un sacco, due ergastri, io credo, vabbè, speriamo di poter approfittare ancora di loro. Quindi io ti ringrazio, per me è oro colato tutta ogni parola del maestro Travaglino. Se? Scusa. Ah, se muscillite. Ma l'hai detto per me o... Tutta la serata è stata... Il tema è stato trattato abbastanza bene, ma per caso no, sono andato... Guarda, se vuoi potremmo trattare esclusivamente l'articolo anche in un seminario apposta l'anno prossimo. Comunque io volevo ringraziare Germano, che è sempre sensibile per per la solidarietà in genere. Il nostro, come ha detto all'inizio, è un progetto di beneficenza, e è bene che sappiate che Germano è venuto gratuitamente questa sera a fare lo spettacolo, e quindi non solo per questo ma anche per tutto il lavoro che fa la tua associazione. Grazie ancora. Ti ringrazio per questa puntualizzazione che vede la faglia. Ma che fai, insomma, l'asino porta la paella, l'asino sulla rimaglia, scusa un attimo, mi sembra più che giusto che debba essere così. Io ho cominciato, ci credo molto a questa attività, e quindi grazie a voi, grazie alle altre anche associazioni con le quali collaboriamo, ce ne sono diverse, anche qualche parrocchia che mi chiede una festa all'anno, andiamo in formazione così d'estate, facciamo una festa per esempio alla parrocchia alle Piagge di Ascoli Piceno, anche loro fanno la stessa iniziativa vostra, i soldi che dovevano dedicare per la serata di festa li versano in beneficenza. Ovviamente una cosa bella di cui siamo fieri è che i soldi che arrivano su un conto corrente postale, dallo stesso conto corrente postale vengono spediti e indirizzati per lo più in Africa. Perché? Perché dice mia mamma, le soldi sono del diavolo, ma serve pure all'angelo. E allora noi, per un'etica nostra, non tocchiamo i soldi fisicamente, perché non è bello. Proprio trattando di solidarietà, è bene non contaminarsi mai. I soldi per noi sono un pensiero, arrivano su un conto e partono e vanno da un altro conto. Le spese che abbiamo di gestione in questa onlus è esattamente uguale alla tenuta del conto corrente postale, cioè ogni operazione le Poste Italiane ce le fa pagare 30 centesimi. Detto questo, a fine delle spese, è tutto qui. Quindi non c'è, credo, nessuna onlus più trasparente, ma anche meno costosa della nostra. Non esistono spese di gestione. Perché? Perché il lavoro di tanti amici non debba essere poi disperso, ma sai, abbiamo dovuto fare quello, quell'altro, i manifesti, pagare le cose, no? Se vuoi fare un'altra cosa, ce la metti in saccoccia tu. Quelli che arrivano non sono nostri e sono degli altri. Grazie ancora veramente di cuore. Ringrazio il sindaco, ringrazio Sergio, perché sono due anni che ci tiene a questa nostra iniziativa. Complimenti a voi tutti, alla cultura che mantenete ancora in piedi, tenendo bene questo teatro, è già una testimonianza. E l'ultimo applauso, fatevelo voi, perché senza di voi non fatto niente. Grazie veramente di cuore, che Dio vi benedica. Buonanotte a tutti. Duccio, Diari De Vivo. Thank you.